Comitini, è iniziata oggi e prosegue anche domani la vaccinazione di massa anti-Covid. Gaetano Ravanà. L'aula consiliare di Comitini nelle giornate di ieri e oggi si è trasformata in hub vaccinale. Infatti il piccolo centro della provincia grigentina è uno dei 32 siciliani in cui, per decisione del presidente della regione Nello Musumeci, verrà vaccinata l'intera popolazione. Oggi, fin dalle prime ore, tutti in fila per ricevere il vaccino Moderna, messo a disposizione dall'azienda provinciale sanitaria, rappresentata per l'occasione dal funzionario Ercole Marchica. Sembra che la risposta comunque della popolazione ci sia stata. Assolutamente sì, c'è una risposta che era quasi programmata. Devo dire che questa risposta qui a Comitini ha anche un altro stimolo, che è quello del sindaco operatore, nel senso che il sindaco è un medico e sta vaccinando attivamente lui stesso e i suoi assistiti, per cui c'è questa modalità, questa intuizione felice che ha avuto la Presidenza della Regione di intervenire nei piccoli comuni, dove i rapporti umani, personali, hanno il sopravvento su quello che è la restante attività del volere si vaccinare ordinariamente, ma c'è un ulteriore afflato di fiducia nei confronti di chi li vaccina, che è anche chi li amministra e che conoscono da una vita. In provincia di Agrigento invece la situazione attuale qual è? In provincia di Agrigento la situazione marcia bene, siamo arrivati, se non ricordo male, intorno al 30% di prime dosi somministrate all'intera popolazione della provincia e continuiamo ad andare così. Ogni volta che c'è un open day la risposta è massiccia, perché la gente ha voglia di vaccinarsi, ha voglia di ritornare alla normalità e si è capito che il vaccino è l'unico strumento che consente di poter ritornare alla normalità, a prescindere dalla tipologia. Le paure iniziali stanno cominciando a scemare ed è un bene questo, perché così abbiamo una batteria di armi per combattere questo mostro che ci ha attaccato, che è assolutamente adesso più ampia e più utile per tutti. Ringrazio il Presidente della Regione, naturalmente la collaborazione dell'AS, il dirigente, il dottor Ercole Marchica, così, che hanno creato le condizioni per realizzare quello che è un grande evento che ci permette di raggiungere un grande obiettivo. Praticamente Comitini diventerà comune Covid free e questo è veramente importante, un grande traguardo che ci permetterà di riappropriarci della nostra vita, riprendere quelle che sono le nostre attività, ridare energia all'attività commerciale e riprogrammare quelle che sono tutte quelle attività dalle vende estive, un po' tutto quello che Comitini era abituato a dare in estate. La gente sta partecipando, tanta gente ci chiama, sono notando con grande soddisfazione che i primi a presentarsi stamattina sono stati i giovanissimi, quindi noi diamo modo in collaborazione con l'ASE di vaccinare tutti i residenti dai 18 a salire, quindi daremo spazio anche alle persone che abitualmente operano in questo comune, che sono dei lavoratori del comune o che hanno attività commerciale, quindi raggiungeremo un grande traguardo nell'arco di 2 giorni, quindi il martedì e il mercoledì. Tanta gente di fuori ci chiama per questo obiettivo, tanta gente vuole venire a vaccinare, purtroppo, io te lo confermo, si dà per ora disponibilità ai residenti e chi abitualmente abita o frequenta questo comune.